Grazie per essere tornati, grazie. Noi siamo stati oggi tutto il giorno in aula come altri giorni. Oggi è stato ancora un po' più triste perché chi gongolava, chi ha avuto la piena soddisfazione di questo sì alle fiducie, è stato un condannato per un crack bancario che è Denis Verdini, che aveva annunciato questa legge elettorale già dall'inizio dell'anno. Questa legge elettorale si chiama il pregiudicatellum perché è frutto di Verdini, di Berlusconi e del Partito Democratico che si mette a tappeto. Il bello è che il Partito Democratico oggi ci parlava dietro mentre facevamo la fila per andare a votare e rivendicavano la loro cultura politica, il loro passato politico. E dove sta questo passato politico? Quando sono alleati con quel partito, con Forza Italia, che ha come fondatore uno che sta nelle patrie galere per associazione mafiosa ed è dell'Utri, quale, dove sta il passato politico? E no, io non accetto più di sentir parlare che il Movimento 5 Stelle è come tutti gli altri, devono passare sul mio cadavere perché io non ho rubato nulla e non sono condannata per associazione mafiosa e nessuno di qua sopra è condannato. E chi? E se mai ci sarà qualcuno che avrà a che fare con la giustizia perché ha rubato soldi pubblici, come gli ex consiglieri regionali del Lazio, non saranno promossi, come ha fatto il Partito Democratico, che sono adesso senatori. Noi li sbattiamo fuori dal Movimento 5 Stelle, non siamo come gli altri, mai. E basta anche, io guardate, oggi ho fatto un piccolo intervento ad una radio e per l'ennesima volta mi sono sentita chiedere le coperture del reddito di cittadinanza. Basta, io non intendo elencare le coperture del reddito di cittadinanza perché io voglio che questi signori giornalisti vadano a chiedere a Renzi conto dei 150 miliardi di debito che ci ha lasciato. Io voglio che chiedano conto a Forza Italia, a Silvio Berlusconi, voglio che chiedano conto del fatto che negli ultimi 20 anni, e lo dicono i documenti di bilancio, non lo dico io, negli ultimi 20 anni la destra e la sinistra in alternanza hanno aumentato le tasse e le spese produttive per 20 miliardi l'anno, ogni singolo anno negli ultimi 20 anni. Io non rispondo più alle coperture, perché quando noi potremo progettare, organizzare una legge di bilancio dall'inizio e non doverci inserire nelle pieghe degli sprechi, ed è chiaro che non si può fare tutto con l'abolizione dei vitalizi o con la diminuzione delle indennità dei parlamentari, ma si inizia da lì. Perché signori, incominciate a mettere il sedere voi su quello che avete fatto, incominciate a cacciare voi un pochino del malloppo. Prima si inizia da lì e poi si inizia a riorganizzare un intero paese. La pubblica amministrazione deve concorrere alla ricchezza del paese, non avere parassiti, ma li devi anche pagare per bene. Non puoi ledere i contratti, perché signori, sapete cosa succede quando non si aumentano i contratti che per legge dovresti aumentare? Succede che poi arrivano le multinazionali e dicono: ehi compagno Stato, tu sei il primo a trattare male i tuoi dipendenti, noi faremo anche peggio. Ed funziona tutto così. E io voglio i giornalisti che chiedono conto del milione di posti di lavoro in più. Ci sono costati quasi 30 miliardi e abbiamo 1 miliardo di ore lavorate in meno, siamo più poveri a fronte delle stesse persone che lavorano. Lo capiamo o no? Lo chiedono o no? E quando? E se, non è a caso che Verdini sia condannato per un crack bancario, perché alla signora Boschi, al signor Renzi, a Matteuccio, io vorrei chiedere perché ora li difende i risparmiatori quando li ha definiti speculatori,
lui ha chiamato migliaia di persone speculatori. La Boschi è venuta a dire che suo padre è una persona per bene, quando suo padre, insieme agli altri sindaci e amministratori di Banca Etruria, si concedeva oltre 180 milioni di fido per darli agli amici che non sono rientrati. Qual è la persona per bene? È mio padre che è morto senza una lira, che era una persona per bene.